Ciao a tutti, bentornati sul canale. Io sono come sempre Pasquale, questo è Io Risparmio e oggi un ospite di eccezione, quasi quasi non pensavo neanche avesse accettato il mio invito, fortunatamente lo ha fatto. Riccardo Zanetti, benvenuto sul mio canale. Grazie mille, è un piacere, è stato un piacere accettare un tuo invito e grazie mille di essere qui, insomma, grazie mille di avermi invitato. Sono contento di essere qui. È un vero, vero piacere per me averti qui, anche perché come insomma. Come dico in parecchi video, molte persone quando raggiungono una certa soglia di iscritti su YouTube e poi vanno un po' più in alto, tendono un po' a distanziarsi dalla realtà e ad essere persone diverse rispetto a quando sono partite. Tu invece ti vedo sempre molto con i piedi per terra, sempre diciamo pronto a progredire giorno dopo giorno senza guardare quello che hai già fatto di buono in passato, ma cercare invece di portare sempre qualcosa di buono sia alla comunità che ti ascolta, ma anche a te stesso, crescere in maniera Guarda, personale. grazie mille, è un complimento per me enorme. Ti dico, io non ho nulla di speciale rispetto a nessun altro, ho due braccia, due occhi, due gambe come tutte le altre persone nel mondo. L'unica cosa è che alle volte non riesco a stare dietro con tutte le persone che mi scrivono e quindi per me alle volte è anche una situazione difficile perché alcune persone mi insultano perché non rispondono e non capiscono magari che non sono da soli e questo alle volte mi dà anche fastidio, però che ci posso fare io? Guarda, proprio per entrare in questo discorso e portare un po' le persone a conoscerti meglio, perché non mi parli un po', di te? Nel senso, Certamente. chi sei, da dove vieni e dove vuoi arrivare? Certo. Guarda, io arrivo dalla mia cameretta e tuttora mi trovo nella mia cameretta a Padova. In realtà vivo a Londra, sono qui soltanto per l'estate perché ho alcuni anche appuntamenti, però di base sono uno youtuber di base, ho un canale YouTube che si chiama Riccardo Zanetti, nel quale condivido argomenti inerenti con imprenditoria. Diciamo finanza personale, investimenti, crescita personale, nel quale ovviamente condivido anche tutte quelle che sono le mie esperienze, perché di base condivido quello che io sto provando e quel che mi riesce e quel che non mi riesce. E poi il tuo canale, se ho potuto vedere nel tempo, si è evoluto tantissimo perché alcuni dei primi video erano molto un po' più giovanili, se così devo dire. Magari si faceva la sfida, vediamo se riesco a mangiare tot oppure se riesco a fare le flessioni o facevi un po' il giro. Mi sembra sei stato a Lisbona anche per quando cercavi la nuova location. Certo. Invece adesso vedo che ti sei molto più orientato ad essere molto più professionale rispetto a quando non fossi in passato. Non che prima non lo fossi, ma si è un po' più, diciamo, quadrata la cosa. Dico, dato che in questo momento mi senti? Sì, ti vedo. Sì, ogni tanto scatti. Ok, perfetto. Allora, sì, diciamo che con il miglioramento del mio lavoro e anche diciamo, delle potenzialità e anche diciamo, il miglioramento economico di quel che faccio, sono riuscito sia ad accedere a certe personalità che accedere a certe strumentazioni che una volta non potevo nemmeno immaginarmi e con questo anche per cercare di dare un messaggio sempre migliore, sempre più positivo, ho cercato di evolvere anche quel che è il mio contenuto. Ciò non vuol dire che non porterò più contenuti giovanili o magari diciamo più leggeri, perché alla base del mio canale c'è pur sempre il mio interesse, quel che a me piace fare, quindi quello rimarrà sempre di base. Ovviamente e fortunatamente sono riuscito a lavorare bene, quindi riesco a portare sempre più diciamo contenuti con persone con una certa rilevanza o con strumentazioni di cui una volta non potevo nemmeno immaginare. Poi, tra l'altro, se non sbaglio, stamattina ascoltavo una live di Filippo Angeloni, intervistava un'altra persona, adesso non ricordo il nome, e parlava del fatto che tu sei un po' un punto di riferimento nella fintech italiana, perché sarai a un evento che do a settembre o ottobre, riguardante. Sì, allora Sì. L'evento in cui tra l'altro ho anche delle partecipazioni, e
si chiama in realtà Crypto Conference, quindi sarà tema principalmente criptovalute, e poi l'anno prossimo abbiamo in mente di fare anche alcuni eventi a tema fintech. Comunque sì, in questo momento diciamo che mi delineano molto per quel che riguarda i contenuti a tema finanziario e tecnologico, perché sono comunque due miei pilastri. Io di base ho un'educazione informatica, ho fatto un istituto tecnico informatico e sono molto interessato alla finanza a 360 gradi. Sommando queste due materie di mio interesse, è venuto tra l'altro fuori da pochissimo tempo ed è molto in voga questo, diciamo, tema del fintech, quindi finanza e tecnologia all'interno della finanza con carte di credito o con carte di credito, debito, servizi innovativi, applicazioni innovative, tutto il mondo dei crowdfunding, robo advisor. Insomma, sta nascendo questo mondo che è, diciamo, l'intersecarsi di due miei grandi interessi, del quale tra l'altro sto bene o male approfittando, sia investendoci del mio tempo come studio, sia investendoci del mio tempo come creazione di contenuti. Poi tra l'altro molti ti vedono come uno youtuber, ma tu in realtà sei un imprenditore vero e proprio. Tu sei partito come imprenditore con FBA, se non sbaglio, all'inizio. Allora, inizialmente sì, la prima mia avventura imprenditoriale, se così la si può chiamare. Poi molti hanno non vogliono avere a che fare con la parola imprenditore perché sembra grossa e sembra che insomma la persona se la stia tirando. Io sono molto modesto e quindi se gli altri mi chiamano imprenditore, bene, sono contento, ma altrimenti io mi chiamo youtuber perché alla fine la mia principale fonte di reddito è YouTube in questo momento. Anche se sto coltivando varie diverse altre fonti di reddito e altri progetti. In questo momento, oltre a lavorare nel mio canale YouTube, sto lavorando alla creazione di alcune applicazioni, sto lavorando anche al, diciamo, a questo, diciamo, progetto di questo e questa, diciamo, azienda d'eventi sia nel mondo di criptovalute che nel mondo del fintech, come in tanti altri piccoli progetti e startup che spero di poter condividere a breve termine. Insomma, sì, mi piace molto fare impresa, però in questo momento è molto più semplice definirmi youtuber e definirsi youtuber, anche se quel che voglio fare è comunque buttarmi in nuovi progetti continuamente, cercare di innovare e di imparare sempre di più, perché alla fine in questo momento io ho 22 anni e quindi quello che sto facendo è rischiare tutti i miei capitali in altri progetti e altre cose nel quale posso soltanto fare esperienza, alcuni dei quali stanno funzionando molto bene. Se io 20 anni fa avessi ragionato come te, perché io ne ho 42, forse mi troverei in una situazione molto diversa. Tra l'altro, se non ricordo male, fare vabbè, imprenditoria, anche YouTube, secondo me, è un po' imprenditoria, perché comunque ci metti del tuo, ci metti dei contenuti, c'è un lavoro dietro. Dipende come gestisci la cosa, perché molti YouTuber sono proprio influencer e quindi fanno il lavoro di influencer e non sono nemmeno portati a fare il lavoro dell'imprenditore, di quel che gestisce i contatti, di quel che trova i lavori, quindi sono molto più creativi. Io sto cercando di prendere questo lavoro dello youtuber, dell'influencer e sto cercando di portarlo molto di più con una filosofia imprenditoriale, anche perché uno dei temi del mio canale YouTube è l'imprenditoria. Ho parlato diverse volte di fiscalità e uno dei motivi per il quale mi sono spostato a Londra e ho aperto azienda a Londra è anche proprio per motivi fiscali e motivi imprenditoriali che riguardano il mio lavoro, indipendentemente da YouTube. Ma cosa credi che ti abbia reso differente un po'? Perché se io, appunto, come dicevo prima, penso a me, 20 anni fa, io pensavo, che ne so, ai mondiali di calcio del 94, piuttosto che ad altre cose molto meno interessanti di quello che stai facendo tu. Al di là del fatto che ti vedo come una persona molto umile, ma cosa pensi che ti abbia dato la spinta in più rispetto magari ad altre persone della tua età che invece in questo momento stanno a giocare a The Witcher, per esempio? Guarda, ti dico, io questa sera andrò a vedere la Coppa Italia, quindi continuerò anch'io a guardare il calcio, è tra i miei interessi. Però la mia grande fortuna è che mi piace quello che faccio molto di più che
per esempio, giocare ai videogiochi. E oltretutto sono una persona molto ambiziosa e ho avuto la fortuna di fare diciamo, un percorso diverso dal solito, perché finita la scuola superiore non ho deciso di andare all'università perché mi sembrava la strada che stavano facendo tutti. Volevo fare sperimentare, sono molto curioso, volevo sperimentare qualcosa di diverso e con i piccoli risparmi con i quali avrei dovuto comprare una macchina usata, ho deciso di prendere il visto e l'aereo e di andare in Australia, dove ho fatto forse l'esperienza che mi ha cambiato la vita, perché mi sono trovato a gestire la mia vita in autonomia, non più protetto, anche se comunque ho la fortuna di avere una famiglia che non mi ha fatto mancare nulla di quel che avevo bisogno, però sicuramente trovarsi da solo in Australia a dover gestire i propri soldi e a dover vivere in autonomia cercando o creandosi un lavoro mi ha dato un bel colpo e mi ha fatto rendere conto di quel che realmente volevo e di quel che realmente voglio fare, anche se non mi sono magari dato una risposta completa, perché anche a 60 anni probabilmente o a 70 anni probabilmente non avrò trovato la risposta chi sei, cosa vuoi fare, cosa vuoi lasciare. Quindi un po' un misto di consapevolezza e curiosità, nel senso consapevolezza di quelle che vuoi ottenere e curiosità di scoprire nuove cose, in realtà. Certo, anche tantissima passione, perché ti dico, non c'è, secondo il mio punto di vista, non c'è nulla di sbagliato se una persona sta a giocare anche 24 ore ai videogiochi, può giocarne anche 36 al giorno, se ha 36 ore al giorno. Se è quello il suo interesse, se lui è felice a fine giornata, non si lamenta ed è contento, è la persona più felice al mondo. Se invece c'è un fondo di lamentela, c'è un fondo di rimpianto, magari di invidia, l'invidia poi alla fine è un sentimento più che utile. Se sei invidioso positivamente di qualcuno, puoi prenderlo come esempio, puoi cercare di vedere cosa ti insegna, cosa ti aiuta. Io sono invidioso di tantissime persone, ma è un'invidia positiva. In ogni caso, se non sei invidioso, se non ti lamenti, se non vuoi nulla di più dalla tua vita, o se sei felice con quello che fai, qualsiasi cosa essa sia, tu hai trovato la tua strada. Se è i videogiochi la tua strada, tanto meglio. Un po' come essere critici in maniera costruttiva, in realtà, alla fine, nel senso Certo. tu fai una critica per migliorare qualcun altro e nello stesso modo l'invidia può essere anche un sentimento positivo che ti aiuta a migliorarti. Perché io facevo questa Certamente. comparazione quando ho cominciato a guardare il tuo canale, più o meno all'incirca la tua età, anch'io mi sono trasferito all'estero, ho passato un paio di anni a Manchester, però io ero lì con la mentalità da provincialotto, io vengo da una cittadina crotone, non so se la conosci, nel tacco della Io vengo Calabria. da Padova, io vengo da Padova, non è che sia una città tanto più grande. Per cui mi sono ritrovato lì in un mondo fatto di nightlife, tanti soldi per un 22enne, perché nel 2003 1600 pound al mese erano tantissimi soldi, e lavoravo per una multinazionale, la ExxonMobil, per cui invece di fare quello che hai fatto tu, costruire qualcosa per me, invece ho pensato che spendere, spendere, spendere fosse la felicità. Ho fatto l'errore che molte persone fanno, non solo a un'età giovane come la tua, ma anche alla mia età, per cui mi sono ritrovato, non so se hai mai seguito qualcosa nel mio canale, fino a gennaio 2019 io avevo 35.000 euro di debiti, neanche un soldo da parte, poi è cambiato tutto quando a febbraio mia moglie è rimasta incinta e adesso non ho più un debito, ho diciamo, un fondo di emergenza, ho dei soldi investiti, per cui forse anche manca quello che gli inglesi chiamano un trigger, un qualcosa che dia la fiamma, che faccia accendere la fiamma e ti faccia cambiare. Tu molto probabilmente hai trovato una fiamma nel tuo passato che ti ha fatto diventare più curioso. Guarda, ti dico, di base sono sempre stato curioso nel capire perché le persone o perché una persona fa quello e nel capire come si ottengono qualsiasi tipo di risultato, come quella persona è riuscita ad arrivare lì, come quell'altra persona non è riuscita ad arrivare lì. Quindi alla base di tutto quello che ho creato c'è la curiosità e il capire il perché delle cose. Da lì in poi ho iniziato questa mia, diciamo, attività nel mondo dell'imprenditoria online, perché avevo la necessità in Australia di risparmiare al meglio i soldi che stavo iniziando a guadagnare. Poi io vengo da una famiglia
che è risparmiatrice di tutto. Mio padre vive nel compromesso, mia madre un po' meno, fortunatamente, però mio padre, per non farci mancare nulla, è disposto a risparmiare anche soldi che non può permettersi di risparmiare, a abbassare il suo livello di vita per fare la felicità dei suoi figli. Quindi arrivo da questa famiglia di grandi risparmiatori e grandi lavoratori, perché mio padre, per esempio, lavora, penso, ancora tre lavori, fa tre lavori, lavora come commesso in un supermercato, lavora da mia madre, che ha una piccola oreficeria, e dopodiché arriva a casa, lavora e gestisce l'orto, che è una sua passione qui sotto. Quindi diciamo che alla base c'è questo. Poi mi sono trovato in Australia a gestire i miei primi soldi e a convivere con sette persone, perché nel mio primo appartamento in Australia, per stare dentro alle spese, convivevo con sette persone e mi trovavo attorno a me nello stesso stabile, che era un bellissimo, diciamo, un bellissimo edificio. I quali appartamenti costavano veramente tanto, ovviamente in otto si riusciva a pagarne, però c'erano persone che vivevano da sole in questo stesso appartamento. Io mi chiedevo come cavolo facessero, e a quel punto ho iniziato a cercare una risposta online, o a cercare una risposta tra le mie conoscenze su come potevo risparmiare più soldi e come potevo guadagnare più soldi. Al che questa cosa mi ha appassionato, ho iniziato a fare le mie prime prove, alcune finite clamorosamente male, però si impara dalle proprie esperienze, e da lì in poi ho cercato di, questo mondo mi ha affascinato e ho approfondito sempre di più partendo da prove negative, co come tutti, bene o male, o prove fortunate. E qui diciamo che un po' ce l'avevi nel sangue, e poi questo tuo DNA è stato semplicemente migliorato col tempo. Diciamo che è stato un sommare di tanti eventi che si sono susseguiti positivamente, alcuni ovviamente negativi, alcuni positivi, però questi eventi mi hanno fatto arrivare qui dove sono ora. Perché una Certo cosa. è che... No, no, vai, vai, continua. Sì, dimmi. No, dicevo, perché una cosa che mi ha molto colpito di te, qualche tempo fa hai pubblicato un video riguardo all'ultima earnings di Berkshire Hathaway, e ti sei guardato tutta quanta la registrazione, che era di 4 e passa ore. Se, molte persone avrebbero semplicemente letto quello che era il riassunto, invece tu come persona, come tua forma mentis, vuoi entrare a pieno titolo dentro le cose e capirle per bene, e forse Qua anche una. ti do un trucco, perché alla fine io non ho guardato 5 ore, mi pare siano, ne ho guardate due e mezzo, perché quasi tutti i video su YouTube io li guardo per due, così impiegano metà, cioè così riesco ad ascoltarli molto più velocemente. C'è una funzione, ma Sì, penso che tu la sì, sì. conosca, in basso a destra si riesce a vedere il video al doppio della velocità. Poi Warren, diciamo, è Warren Buffett, il fondatore, che poi non è il fondatore perché Berkshire arriva prima di lui, però Warren Buffett, l'attuale amministratore di Berkshire Hathaway, investitore famosissimo, ricchissimo, è abbastanza prolisso e ripetitivo, e quindi diciamo ho ascoltato quella conferenza mentre facevo altro essenzialmente, e poi nei punti di interesse ovviamente mi fermavo e andavo ad approfondire. Però comunque è un qualcosa che hai fatto mentre altre persone si sarebbero semplicemente soffermate al sunto di qualche giornalista. E questo è una marcia in più, molto probabilmente, che ti ha permesso di fare alcuni passi in avanti rispetto ad altre persone. Ti dico, sì, può essere un pro o un minus, però devi anche contare che attraverso l'ascolto di queste 2 ore e mezza io avevo come scopo iniziale, è brutto dirlo, ma come scopo iniziale nel guardare questo video di 5 ore, volevo creare un mio video da pubblicare su YouTube che mi avrebbe fatto guadagnare qualche soldo e che sarebbe stato interessante non solo per me, ma anche per gli altri. Quindi diciamo, si è creata questa situazione win-win-win, dove io assorbisco informazioni, riesco a condividere informazioni e riesco a guadagnare soldi. Quindi non è neanche stato tanto un approfondire più degli altri, ma è stato, diciamo, colmare un interesse e problema e un, diciamo, richiesta del mercato,
che io ho fatto, perché io in questo momento potrei, da tutta l'introduzione che hai fatto tu, potrei tranquillamente dire sono una persona a cui piace approfondire, ma non è vero, io approfondisco soltanto cose che a me interessano, cose che so che possono risolvere un problema agli altri. Quindi è una... altrimenti non arrivo oltre. Cioè, sì. Io cerco di creare in ogni cosa che faccio una situazione dove non ci guadagno io, ma ci guadagna anche il mercato e ci guadagna anche la persona che viene a vedere il mio video. Se riesco a risolvere questo problema, alla fine progredisco in maniera 500 volte più veloce. Rispetto che, ok, adesso potrei tranquillamente prendermi con lo stesso video che ho fatto, con la stessa conferenza, potrei andare a prendermi 100 interviste di altri 1000 analisti che hanno ripreso il pensiero di Warren Buffett, lo hanno rianalizzato e ci hanno creato qualcosa, ma non lo faccio perché non mi è utile. Ma diciamo che può anche essere interessante. C'è chi lo fa. Cerchi di monetizzare i tuoi interessi, in pratica, quello che, cioè, è un qualcosa che comunque guarderesti perché ti interessa, e poi a quel punto cerchi di portarlo agli altri, e a quel punto anche cercare di avere un ritorno. Ma è un po' l'economia che gira. Sì, ma il concetto che voglio far capire è che quello che vado a fare ogni volta in ogni mia azione, dalla più semplice, è cercare di colmare un problema o una necessità che io vedo. In questo modo, oltre a, diciamo, fare quasi sempre, andare a informarmi quasi sempre su cose che a me interessano direttamente, nell'informarmi riesco anche a trarre informazioni che risolvono un problema o risolvono una necessità che io vedo nel mercato. Okay. In modo tale non vado a in questo modo non vado a perdere tempo nell'informarmi e nell'approfondire ulteriormente. E poi tutte queste informazioni che tu assimili e anche che poi vai a dare agli altri ti servono di riflesso anche per la tua attività imprenditoriale, per i tuoi investimenti, perché tu sei un investitore oltre che essere un imprenditore. Io so che, se non sbaglio, tu hai investito nella startup di Curve, se non ricordo male. Sì, io ho investito in realtà non tantissimo nella startup, ho investito 2500 euro nella startup di Curve. Ho investito, ho anche altri diversi investimenti, ma per esempio posso parlarti di un altro investimento. Ho investito pochissimo in Startup Italia, penso che tu la conosca, ma non ho investito perché, come diciamo, o speculazione o investimento di capitale per averne di più, ma semplicemente perché volevo entrare nel board degli investitori per capire internamente dall'azienda come si stessero muovendo e quali spunti potevo prendere io per le mie attività imprenditoriali. Quindi sono stati questi 250 euro investiti a fondo perduto per andare a capire cosa di più utile potevo portare a casa da quel progetto. Un po' come se avessi fatto un corso di formazione, in pratica, per te. Esattamente. Mentre per quel che riguarda Curve, trovandomi molto bene con il prodotto e sposando la loro filosofia, sono stato anche nei loro uffici, ho deciso di investire 2500 euro, che all'epoca del mio investimento, in proporzione a quel che guadagnavo, erano molti. In questo momento, rispetto ai miei standard degli altri investimenti, non rappresentano una percentuale grandissima nel mio portafoglio totale degli investimenti. Poi, per andare a parlare appunto di investimenti, tu hai cominciato, se non ricordo male, con il peer-to-peer lending, Bondora... Allora, in realtà non ne ho parlato spesso, ma un paio di volte ne ho parlato. I miei primi investimenti sono stati da profano, quando avevo iniziato ad informarmi su come investire e su come guadagnare soldi. Avevo investito inizialmente nelle criptovalute. Avventura non finita positivamente, nel senso che avevo iniziato ad investire ad aprile del 2018, c'era stata poi una veloce salita, una bull run, dopodiché era tutto ricaduto clamorosamente e io da, diciamo, forse più sveglio, ho detto smettiamola,
allo stesso livello con cui sono iniziato e quindi non ho perso nulla. Probabilmente se, cioè, se avessi continuato, se, se non avessi, diciamo, tolto il mio capitale quel giorno, un paio di giorni dopo avrei perso tutto. Quindi ho iniziato sbagliando anch'io nelle criptovalute, dopodiché mi sono informato, approfondito, ho iniziato ad investire in alcune piattaforme di peer-to-peer lending perché reputavo che i mercati finanziari erano troppo gonfi. No, sia chiaro, io non sono un consulente finanziario, però mi sembravano troppo gonfi. Ho avuto, tra virgolette, ragione, perché adesso si sono un po' sgonfiati, anche se stanno riprendendo in maniera paradossale, quasi abnorme come salita, sì. E in realtà in questo momento sto togliendo molto del mio capitale dal peer-to-peer lending, perché reputo che in questo momento i mercati finanziari, non in questo momento ma un paio di mesi fa, avevano dei buoni livelli, e perché nell'attuale mercato avere cash nei prossimi 6 mesi è una, diciamo, una posizione di forza rispetto a quel che sta succedendo all'economia. Però allo stesso tempo bisogna stare attentissimi all'inflazione che nel prossimo anno ci colpirà sicuramente, dato che stanno stampando praticamente qualsiasi cosa, anche sì, fogli che non hanno. Sì, infatti. Quindi quello che sto facendo in realtà in questo momento, per quel che riguarda investimenti, mi sto informando molto nell'immobiliare e sto iniziando ad investire qualcosa nei mercati finanziari, tutto in ETF, perché non ho abbastanza esperienza nel fare valutazioni aziendali. In realtà in alcune aziende ho preso delle posizioni, ma sono comunque piccole rispetto a alle percentuali e a quel che voglio investire in ETF o comunque in fondi più diversificati, nei quali il rischio si abbassa ovviamente diversificando l'investimento. E di quello che guadagni, quanto dedichi alla parte, diciamo, di cash che lasci da parte, e quanto ancora va ad essere investito? Sono grosse porzioni oppure stai andando ancora più piedi di piombo un po' in tutte e due le cose? Dipende di che tipologia di investimento si parla, perché tanto di quel che guadagno lo reinvesto nella mia attività, o con nuovi progetti imprenditoriali o con miglioramento del mio lavoro. E poi, per quel che riguarda l'investimento di capitale nei mercati finanziari, non so nemmeno darti le percentuali, perché ogni mese per me è diverso e devo fare una valutazione annuale, bene o male, perché i soldi che io percepisco li percepisco dalla mia azienda e ci sono diverse modalità di pagamento. Mi do uno stipendio base, ma posso tranquillamente da un giorno all'altro darmi dei dividendi che sono molto più ingombranti dello stipendio che mi do. Questo per attuare delle strategie fiscali completamente legali per risparmiare sulle imposte, sulla tassazione. Io in questo momento sono residente a Londra. Però quello che sto facendo in questo momento, che ho fatto negli ultimi giorni, è aprire una holding per fare sia investimenti finanziari che investimenti immobiliari, e per gestire al meglio il mio denaro. Attualmente, se devo darti delle cifre, quello che investo come persona sui mercati finanziari si parla circa di 2.000 sterline, 2.000-3.000 sterline al mese in questo momento come persona, però ho intenzione di passare tutto questo nell'azienda holding con cui riesco a fare anche manovre, diciamo, più importanti, e riesco anche a risparmiare e ad avere qualche agevolazione. Però è tutto, diciamo, un susseguirsi, perché sono ancora molto giovane. Il mio, diciamo, stipendio e quello che guadagno varia moltissimo di mese in mese, quindi darti una cifra stabile è difficile per me in Difficile, questo quasi momento. Non sono una impossibile persona forse. che Non sono una persona che becca un unico stipendio e quindi ti dice: ok, per esempio, faccio una cifra altissima, prendo 10.000 euro, di quei 10.000 euro 3.000 li investo. Ci sono alcuni mesi in cui mi do il dividendo e
becco anche più di 10.000 euro, ma ci sono alcuni mesi in cui non mi verso nessun dividendo e mi stipendio di base 1.000 euro. Quindi è un po' difficile dirti mensilmente quanto investo. A fine anno posso fare un ribilanciamento o un bilancio. Poi tra l'altro nel Regno Unito i dividendi non sono tassati, giusto? Se non ricordo male. Nel Regno Unito i dividendi sì, sono tassati. Ah, sì? Sono tassati. Partono dal... hai un free allowance di 2.000 sterline e dopodiché è una tassazione che va dal 7,5 per poi passare al 30, al 40 ed è a scaglioni. Ok. Quindi comunque stai cercando una ottimizzazione fiscale in questo momento per cercare di... In questo momento sì, sono in continua ottimizzazione perché le cose che sto creando e le cose che sto facendo sono sempre di più. Però in questo momento gli investimenti più importanti li sto facendo nella mia attività e nella creazione di altri progetti, piuttosto che i miei investimenti finanziari. Che poi comunque alla fine condivido sempre nella mia rubrica di fine mese, quindi sì. Se qualcuno vuole andarsi ad informare come mi muovo diversamente di mese in mese, quindi può anche essere interessante o ci sono alcuni spunti. Però non sono un consulente finanziario, quindi potrei sbagliare qualsiasi cosa e il mio approccio potrebbe essere sbagliato. Quindi ognuno, dico sempre, deve fare le proprie opportune considerazioni. Con la propria testa, mai fare con la testa degli altri. Per cui, esatto. per quanto ne capisco, hai diverse fonti di reddito, per cui questa holding ti aiuta oltre a ottimizzare anche a gestire un po' meglio dal punto di vista, diciamo, su carta, i vari introiti certo. che ti crei. Esattamente, sì. E tu al momento quante fonti di reddito, comunque quante attività hai che vanno a finire dentro questo calderone? Allora, potrei dimenticarmene alcune perché sono veramente tante. In questo momento le principali sono la mia attività su YouTube, che ha diverse fonti di reddito in sé, perché all'interno dell'attività di YouTube c'è la monetizzazione, come sai, le affiliazioni, le collaborazioni con sponsor o aziende. Poi in realtà si può approfondire oltre e ce ne sono altre, però ti cito le principali quattro. Dopodiché faccio consulenze e quella è al di là di YouTube. Ho questi progetti imprenditoriali che porto avanti o in partecipazioni con altre persone o diciamo in autonomia, come per esempio stiamo portando avanti un'applicazione, in realtà un paio di applicazioni che però non sono ancora a reddito. Quindi queste, le prime che ho citato, sono le principali. Stiamo lavorando su altre, poi un'altra fonte che io non cito come fonte di reddito perché è abbastanza passiva, deriva da tutti i miei investimenti che ho fatto nel corso degli ultimi 2 anni, okay. Che comunque si possono tranquillamente vedere nel mio canale YouTube a fine mese, dai quali diciamo non percepisco nulla essenzialmente, perché gli unici nei quali percepivo mensilmente qualcosa, qualche interesse, erano quelli sul peer-to-peer lending, dove mensilmente guadagnavo circa 100-200 euro al mese, che è bene o male poco, ma contando che è tutto, diciamo, tra virgolette passivo, seppur controllato. Gli altri sono investimenti dove si va a fare, diciamo, un capital gain, quindi non sono quantificabili mensilmente, ma sono quantificabili a lungo periodo, quando poi vado a vendere quel che ho comprato. Quando vai a disinvestire. Visto che hai preso anche un collaboratore, esatto. Per cui... Il lavoro è aumentato parecchio, immagino. Guarda, ti dico, in questo momento oltre a me mio fratello, che mi aiuta tantissimo in tutte le mie diverse attività, ho un altro team che si sta occupando di un altro piccolo progetto che è formato da quel collaboratore che ho presentato in un video, insieme ad altre tre persone in realtà. Che sono collaboratori con partita IVA, perché in questo momento devo anch'io capire al meglio come poter gestire questa cosa. Sono in continuo apprendimento e mi stanno aiutando con un progetto che si chiama Risparming, che in realtà non ho menzionato tra le mie fonti di reddito, ma anche quello mi dà alcune fonti di reddito, sempre per la maggior parte in affiliazione con altri prodotti. E al di là di questo, giusto una curiosità, dove ti dà più piacere reinvestire i soldi? Nella tua attività
nel canale YouTube, nei tuoi investimenti, perché penso che tu abbia, anche se sei un po' un imprenditore a 360 gradi, penso che tu abbia un'attività che preferisci rispetto alle altre, magari in cui credi Guarda, molto. ti devo dire, essendo curiosissimo come persona di base, le cose che mi piacciono fare di più sono le cose nuove. Per esempio, non ho mai investito in un immobile e in questo momento mi piace tantissimo andarmi ad informare su come funziona tutto diciamo, l'investimento immobiliare, quindi come raccogliere capitali, cosa è meglio fare se fare un mutuo, se non fare un mutuo, qual è la tassazione. Quindi le cose che mi piacciono di più sono andare ad investire su progetti nuovi, su cose nuove. Però non è la cosa più intelligente, perché io sono bravo, io ho delle, diciamo, delle aree dove sono più redditizio, dove il mio tempo è meglio investito, mentre aree dove il mio tempo, diciamo, è investito in modo peggiore. Quindi non è la scelta più intelligente, però faccio questa scelta perché sono A, curioso, e B, voglio testare e provare diverse cose in questo mio periodo di vita. Dopodiché, magari tra un paio d'anni, capirò le cose che sono andate peggio e le cose che sono andate meglio, e in quel momento sceglierò dove è meglio investire il mio tempo, dove è meglio investire i miei soldi. In ogni caso, quello che mi piace fare ora è andare a vedere cose nuove, cose che non ho mai fatto, investimenti che non ho mai provato. Ovviamente tutto con quell'area di, tra virgolette, informazione, chiarimenti, prova con piccoli capitali, analisi dei risultati e dopodiché reinvestimento di capitali maggiori. Ovviamente non sono uno sprovveduto che va a buttare 500.000 euro su una cosa sconosciuta. Schematicare, essere un po' schematico in tutto, creare un processo di Certo. creazione dall'inizio alla fine. Per cui a questo punto mi introduci una domanda che me l'ho posto in mente. Come gestisci la tua attività giornaliera? Come fai a gestire tutte queste cose? Hai una tua routine ben pianificata oppure parti a razzo la mattina sapendo già cosa devi fare in testa? Allora, la principale, uso un paio di strumenti per capire in che punto siamo, sia per quel che riguarda le persone che mi aiutano, sia per quel che riguarda quello che devo fare. Ma principalmente la cosa più, tra virgolette, utile che faccio è scrivermi un unico obiettivo che voglio raggiungere a fine giornata, la giornata successiva, e completare quello. E quell'obiettivo deve essere un obiettivo che mi fa essere felice a fine giornata. Per esempio, domani il mio obiettivo sarà registrare un video sulla gestione del denaro. Se io ho concretizzato quell'obiettivo, ho registrato quel video, io per quella giornata sono contento. Ovvio è che fare questa cosa mi, diciamo, occupa un'ora e mezza, bene o male 2 ore della mia giornata, perché il video è già scritto, è già tutto pronto. Dopodiché io sono, come mio padre, come mia madre, una persona che lavora anche 24 ore al giorno. Ma perché? Perché sono appassionato a quello che faccio. E quindi, finita questa task, quest'unica task che mi fa essere felice per la giornata, inizio e completo tutte le altre sottotask che devo fare durante la giornata. E la mia vita è schematizzata. Sì, ma non con paletti fissi, nel senso che io ho una morning routine e una night routine che cerco di seguire, però la cosa principale che ho imparato, poi io non ho un'esperienza epocale, ho una piccola esperienza, però quello che ho capito è che ognuno di noi deve ascoltare il proprio corpo e deve sentire quando è meglio fare certe determinate cose. Ovvio è che poi si ragiona sempre di compromesso, se una cosa va fatta ora, non c'è niente da fare. Però se per ipotesi io mi sento stanco una mattina perché proprio non ce la faccio a salire dal letto, mi prendo quella mezz'ora in più. Non devo, ho la fortuna di non dover nulla a nessuno. Quindi questa è diciamo, una grande base. Dopodiché cerco di costruire con compromesso ogni giorno la mia giornata con quei paletti di morning routine e night routine, che ho l'obiettivo di seguire almeno 3 giorni su 4, 5 giorni su 7 durante la settimana.
e quei 5 giorni su 7 non devono essere dal lunedì al venerdì, perché io lavoro anche sabato e la domenica. Quindi può essere che un mercoledì mi capita che ho bisogno di dormire quell'ora in più, o un lunedì mi capita che ho bisogno di stare sveglio quell'ora in più, per esempio. Diciamo che una volta che hai realizzato i tuoi obiettivi fissi, poi viene tutto a cascata in base a quello di cui hai necessità. Certo. Poi hai incontrato un po' i vantaggi dell'attività in proprio, imprenditoriale, cioè sei libero del tuo tempo, però allo stesso tempo non sei mai libero del tuo tempo. È un po' Esatto. Un mix che uno deve cercare di fare come una bella insalata mista e cercare di creare il miglior mix possibile per se stessi. Esattamente. Poi ti dico, quello che faccio io è lavorare su ogni progetto in modo tale che non ci sia mai quel trade tempo-denaro. Per esempio, io sto eliminando sempre di più la parte di consulenze, perché anche se vado a vendere la consulenza a tanti soldi per ora, è comunque uno scambio tempo-denaro che arriva ad un limite. Io più di 24 ore al giorno non ce le ho. Quindi io mi concentro e lavoro soltanto in progetti che fanno in modo che il guadagno, l'eventuale profitto sia scalabile indipendentemente da quanto tempo io ci dedico. Ho sbagliato. Indipendentemente da, diciamo, sì, non quanto tempo io ci dedico, ma che non fanno in modo che io debba essere presente. Ti sposti negli altri due quadranti che i quadranti del cash flow diceva, per cui imprenditoria, investitore, lasciando da parte quelli del dipendente e del libero professionista, quelli che Kiyosaki menziona nel suo libro, i quadranti del cash flow. E al momento, al di là dell'imprenditoria, nell'ambito dell'immobiliare, hai altri progetti in mente? Stai sviluppando qualcosa? Mi dicevi anche le due application. Allora, sto sviluppando una in autonomia e un'altra applicazione con altri soci. Entrambe le applicazioni sono nel mondo del fintech. Una farà principalmente tracking delle spese, dell'altra non posso ancora parlarne in pubblico perché stiamo cercando anche di fare una sorta di sviluppo a mo' di startup dove avremo degli investitori. Sicuramente racconterò questa storia, ma in questo momento ci sono degli NDA, che sono non disclosure agreement, parola stranissima, dove semplicemente ti dicono tu non puoi dire nulla perché sennò questo e quell'altro succede. Quindi non posso dirvi nulla. Però c'è tanta roba, diciamo, nel pentolone che bolle, molto probabilmente. C'è sempre tanta roba nel pentolone, può essere una cosa giusta e sbagliata, perché quello che dovrei fare è concentrare le mie energie in quel che mi riesce meglio. Io in questo momento quello che sto facendo è concentrare le mie energie in quel che mi piace di più e in cui sono più curioso. Ovviamente sempre con la filosofia di non scambiare il mio tempo del denaro e sempre con la filosofia di andare a risolvere un problema o andare a risolvere un'esigenza. Diciamo che questo mix in questo momento sta fruttando bene, vedremo tra 2 anni cosa succede, anche perché la mia attività è iniziata da 2 anni. Tra 2 anni potrebbe essere completamente diversa o tra 2 mesi potrei non esistere più. Quindi devo essere sempre pronto ad ogni tipo di evenienza perché mi sono messo in una posizione di rischio parecchio grande, ovviamente coperta da alcune garanzie, come per esempio un conto d'emergenza o come per esempio delle basi di investimento bene o male solide. Però comunque Amazon ha cominciato in un piccolo garage vendendo libri, adesso fa tantissime altre cose, per cui niente dice certo. che nel lungo tempo. Poi anche tu, come dicevi, fra 2 anni farai un riassunto, i rami secchi basterà tagliarli e far crescere solo quelli che producono frutto e fiore. Se una persona come me, vabbè, io ormai sono quasi con un piede nella fossa perché sono vecchio, ma se un giovanotto come te... Non è vero. Ma se quanti anni aveva il fondatore di McDonald's quando ha iniziato il suo impero? Cioè, non è mai troppo tardi, è No, quello una è vero, cagata. quello è vero. Però, diciamo, se una persona volesse iniziare adesso, non dico a seguire il tuo percorso, ma comunque a seguire la tua
psicologia ed entrare in questo mondo, secondo te ci sono delle doti che sono necessarie o tutti possono riuscirci in qualsiasi momento? Basta l'impegno o ci vuole Allora, altro? ti dico, è una domanda difficilissima perché il punto in cui mi trovo ora è un sommarsi di esperienze e, diciamo, lavoro, diciamo, alle volte fortunato, alle volte sfortunato, perché tutto potrebbe essersi evolto in meglio, in peggio, gli scenari sono infiniti. Però le doti principali per fare quel che faccio io è sicuramente la curiosità, sicuramente la continua informazione, quindi la ricerca continua di quel che è nuovo, di quel che può funzionare, di quel che non può funzionare. Poi, se devo essere sincero, mi è anche difficile risponderti a questa domanda, perché è anche difficile definirmi, perché sono, tra virgolette, particolare nel mio genere, perché poche persone, poi non per tirarmela, ma poche persone sono arrivate poche persone hanno fatto questo tipo di evoluzione, però devo dire che la principale dote forse è diciamo, creatività, curiosità e la voglia di buttarsi e di rischiare sia il proprio tempo che magari alcuni soldi. Che poi quello che ho fatto io è sempre rischiare del mio tempo, perché ci sono tante cose che ho provato a far partire e non hanno funzionato. Diciamo e anche tanta costanza. La costanza premia tantissimo perché tante cose, ho provato veramente tante cose, ma tante sono fallite e nonostante ciò ho continuato a battere sul martello, quindi forse costanza e diciamo continuare a tentare, continuare a martellare con curiosità, apertura mentale e creatività e Quindi anche una buona sopportazione del rischio, perché sicuramente fare quello che ho fatto io partendo da una famiglia da mantenere e eccetera sarebbe stato molto più complicato. Io ho avuto la fortuna anche di iniziare questa, tra virgolette, avventura bene o male protetto dalla mia famiglia. Ovvio è che avevo sempre un percorso B, perché se non avesse funzionato tutto quello che ho provato, avrei continuato a seguire l'università, per esempio. Diciamo che comunque una cosa, da quello che posso aver capito, racchiude di tutto in cadere, sbucciarsi il ginocchio e rialzarsi senza preoccuparsene Esattamente, troppo. esattamente, cosa che a 20 anni si può fare in modo abbastanza veloce, non è così facile farlo a 50-60 quando si ha da mantenere una famiglia. Certo è che si può fare uno switch più lento, a 50 anni, 60 anni si può iniziare a dedicare del proprio tempo e diciamo tempo libero nel creare, investire in nuovi progetti personali e non. E si fa diciamo, un cambiamento un po' più lento rispetto al mio. Capito. Va bene, io spero che quant'è? Quasi un'oretta che stiamo andando avanti. Spero che questa chiacchierata sia stato di interesse, è stato il mio interesse, spero che sia stato di tuo interesse anche di chi ci ha seguito, perché a me è piaciuta tantissimo. Perché gli unici quattro gatti che ancora non fossero iscritti al tuo canale, per favore, iscrivetevi a Riccardo Zanetti, perché siete in pochi. Ci sono tantissime cose da imparare. A me ha fatto tantissimo piacere averti qui, anche perché da questa conversazione, oltre a un video, ci ho tratto anche degli insegnamenti personali. Quindi grazie mille di essere stato qui con me quest'oggi, Riccardo. Guarda, è stato un piacere. Spero che ogni persona che ha visto questo video riesca ad ottenere qualcosa di utile. Mi auguro sempre questo quando faccio un video. In ogni caso, grazie mille di avermi ospitato ed è stato un piacere. Ti auguro il meglio per ogni tuo progetto o vostro progetto di chi ci sta seguendo. Grazie mille ancora e per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao, buona giornata a tutti. Buona serata.